Mă sunați voi când e gata? Della Accademia Internazionale Mauriziana, ma anche coloro che riceveranno e porteranno questi insegni siano aiutati dal tuo spirito nel compiere coloro che sono più bisognosi l'ufficio della carità di Cristo. Egli che regna nei secoli dei secoli. Amen. Senatore accademico, professor dottor Alessandro Rossi. Senatore accademico, Roberto Zuccarelli.
Senatore accademico, dottor Massimo Parenucci. Senatore accademico, avvocato Adela Deina Loggea. Consiglio Superiore dell'Accademia, nell'assise plenaria del 10 aprile 2018, il Consiglio Superiore dell'Accademia in considerazione della significativa attività pastorale, sempre con estrema carità svolta e in virtù delle non comuni qualità umane e morali illustrate, nella piena coincidenza con le altre finalità proprie del sodalizio proclamato assistente spirituale effettivo, Consiglio Superiore dell'Accademia, silenziamo le attività pastorale significative, dove ha una popolarità di immenso discorsorato, ci in virtù di qualificazioni umane e morale dimostrate, una piena coincidenza con scopo allenante all'Accademia, proclama assistente spirituale di Padre Theodor Crisan. Assistente spirituale effettivo, padre Stelian Vers. Il Consiglio Superiore dell'Accademia, in considerazione della significativa attività pastorale, sempre con estrema carità svolta e in virtù delle comuni qualità umane e morali dimostrate, nella piena coincidenza con le altre finalità proprie del sodalizio, proclama per la provincia di cui una poca priore. Consiglio Superiore dell'Accademia, silenziamo le attività pastorale significativa, un po' di
urmă cu o calitate imensă desfășurată și în virtutea calităților umane și morale demonstrate, îndeplină coincidență cu scopurile înalte ale Academiei, proclamă pentru provincia de Cluj-Napoca prieră, preasfinția sa, preasfințitul Florentin Crihăneanu. Scusatemi, proviamo ancora 3 minuti. Io mi sento in dovere, anzi, veramente.
grandissimo dovere fare un ringraziamento alla Sua Eminenza Cardinale Francesco Conterini. Si è che ci ha già fatto un grandissimo onore essere presente all'apertura dell'Accademia. Vescovo Florentino, sinceramente, la ringrazio con tutto il cuore. E volevo altresì ringraziare il nostro parroco, Verstelian, che ha cura della nostra comunità italiana tutte le domeniche, questa chiesa che ci dice la nostra messa. Segretariato del Sinodo Europa negli anni 90-91,
così che per noi in Italia è sempre la Chiesa, è sempre la teologia, una fonte di salvezza per tutti. E io vi ringrazio, come ho fatto anche per Sua Eminenza, che ci fa questa gioia, anche a voi che siete qui in Romania e particolarmente quelli che siete qui a Cluj. Ringrazio il nostro carissimo, adesso non so come dire, cavaliere e prorettore, presidente qui della nostra città, dell'Accademia Maurizziana, che veramente con tanta amicizia e con tanta benevolenza è venuto da noi, abbiamo discusso a lungo e fa bene sognare insieme, perché i sogni diventano realtà, lo vediamo adesso. Accogliamo con gioia Sua Eccellenza il barone Fabrizio e voi tutti quelli che siete qui. Sappiate che la porta dell'Episcopio di Strada Monsignor 26 è aperta per tutti voi. Grazie e ringraziamo soprattutto Sua Eminenza e col permesso della distinta assistenza offriremo anche noi, in segno di riconoscenza e gratitudine, un diploma e la croce San Giuseppe. Scrive qui, leggo, si concede a Sua Eminenza Francesco Cardinale Monterisi, arciprete emerito della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, all'occasione dell'inaugurazione dell'Accademia Internazionale Maurizziana in Romania, in segno di gratitudine per il prezioso servizio offerto con piena generosità nell'ambito culturale e caritatevole, con deferente stima e distinti ossequi. Se accorda Eminenza il Salve Francesco Cardinale Monterisi, arciprete emerito della Basilica Papale San Paolo fuori le mura, con occasione dell'inaugurazione dell'Accademia Internazionale Maurizziana in Romania, assente gratitudine per il prezioso servizio offerto, coprire generosità nel dominio culturale e caritativo, con deferente stima e considerazione fra le tecche romane. Offriamo il diploma e la croce San Giuseppe anche al cavaliere Camillo Torta, prorettore dell'Accademia Internazionale Maurizziana di Romania, all'occasione dell'inaugurazione dell'Accademia Internazionale Maurizziana di Romania, in segno di gratitudine per il prezioso servizio tramite l'attività diplomatica e caritatevole offerta con generosità al servizio della Chiesa Cattolica di Romania, con deferente stima e benedizione. Diplomaci tu ciascuno sì, se accorda il cavaliere Camillo Torta, prorettore dell'Accademia Internazionale Maurizziana di Romania, con occasione dell'inaugurazione dell'Accademia Internazionale Maurizziana in Romania, è sempre gratitudine per il prezioso servizio che in attività diplomatica e caritativa offerito con generosità nel servizio dei servizi cattolici di Romania, con deferente stima e benecuvantare. Proprio in conclusione definitiva desidero dire grazie e tantissime a Sua Eccellenza Monsignor Lorentino dell'onore e della grazia che mi fa di partecipare alla vita della sua bella diocesi qui nella città a Cluj, e prometto, come ha chiesto, di fare a Papa un rapporto di questa visita, perché il Papa sappia che c'ha qui in Romania una comunità che gli vuol bene e che prega per lui. E anche voi non dimenticate di pregare per me. Auguri a tutti. Thank you.
pensiero mio. Un attimo, aspettiamo un attimo.